Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie al Dicastero per il dialogo interreligioso per l'invito. Non ho scelto io il titolo di questo intervento, ma sono grato a chiunque l'abbia pensato, perché ha messo in relazione due categorie fondamentali: il dialogo interreligioso e il nuovo umanesimo. Nel titolo viene anche puntualizzato che il dialogo tra le religioni rappresenta un cammino verso questo nuovo umanesimo. E sono presenti anche altre due precisazioni, perché si specifica in Europa, quindi in Occidente, e viene richiamata una prospettiva cristiana, o comunque ecco, la prospettiva di un autore cristiano. Ecco, quindi cercherò in questo intervento di mettere insieme tutti questi vari elementi. Ora, per quanto riguarda il dialogo interreligioso, ecco, il fatto stesso che la religione cattolica abbia un dicastero espressamente dedicato ad esso fa comprendere l'importanza che la Chiesa gli attribuisce. E non posso non ricordare al riguardo Nostra Aetate, un documento del Concilio Vaticano II, e soprattutto il suo secondo paragrafo, dove si legge: la Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini. Qualche anno fa, nel 2012, la Conferenza Episcopale Italiana ha finanziato uno studio sui documenti del Vaticano II e io ho scritto un saggio proprio su Nostra Aetate, che mi hanno portato a fare due scoperte. La prima è che la frase che ho appena letto può essere ricondotta ad un missionario francese che ha vissuto in India, Jules Monchanel. E la seconda è che materialmente il testo del paragrafo è stato lavorato dal decano, ecco, dei teologi missionari in India, il gesuita Joseph Neuner. Quest'ultimo è anche quello che ha rivisto il discorso di Paolo VI a Bombay nel 1964, quando il Papa stupì un po' tutti citando gli Upanishad e definendo le religioni raggi della verità. Nell'ambito di quel finanziamento della Conferenza Episcopale ho anche scritto un saggio su Dignitatis Humanae, la dichiarazione del Concilio Vaticano II che fonda il diritto alla libertà religiosa. E anche questa è una dichiarazione rivoluzionaria, perché fa capire quanto la Chiesa rispetti le religioni e voglia dialogare con esse. Questo testo, che potrebbe e dovrebbe essere adottato anche dai fedeli di altre religioni, dimostra anche il grande ripensamento che la Chiesa è riuscita a fare in poco tempo, perché è sufficiente ricordare certe frasi di Papa Pio IX che erano contrarie alla libertà religiosa, dette neanche 100 anni prima. E invece al numero 2 di questa dichiarazione si legge: a motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani, in quanto sono persone dotate cioè di ragione e di libera volontà e perciò investiti di personale responsabilità, sono dalla loro stessa natura e per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la religione, e sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta e ad ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze. Ad un tale obbligo, però,
gli esseri umani non sono in grado di soddisfare in modo rispondente alla loro natura se non godono della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità dalla coercizione esterna. Il diritto alla libertà religiosa non si fonda quindi su una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura. Ecco, i passi richiamati sono famosi, sono noti, e non vorrei commentarli ulteriormente. Ecco, mi limito a dire che sono due tappe, due mattoni fondamentali del cammino che deve portare ad un nuovo umanesimo. Ecco, quindi una riflessione sul nuovo umanesimo chiama in causa essenzialmente due dimensioni: il concetto di persona e le religioni. Queste due prospettive non erano presenti al tempo del primo umanesimo, se non in modo molto latente, nell'Europa del Cinquecento. Il nuovo umanesimo, invece, è nuovo proprio perché si alimenta da queste due fonti. Per quanto riguarda la prima, quindi il concetto di persona, l'antropologia filosofica del Novecento ha dimostrato quanto l'uomo sia persona e in quale misura l'essere sia connesso con la relazione. L'esse, cioè, è concepito come coesse e l'alterità è stata riscoperta come costitutiva della propria identità ed individualità. Per quanto riguarda la seconda categoria, le religioni, va precisato che se l'umanesimo rinascimentale era legato alla filosofia, quello contemporaneo è invece connesso alle religioni. E proprio questo lo rende un periodo fecondo e ricco di speranze. È dunque opportuno mettere l'accento sul rapporto che sussiste tra questo nuovo umanesimo e il dialogo interreligioso, proprio perché quest'ultimo lo rende spirituale. Non si può non ricordare del resto che esiste anche, per citare Henri de Lubac, un umanesimo ateo, che è effettivamente un dramma, perché è sempre drammatico quando l'uomo pensa di realizzarsi senza Dio o pensa di poter fare a meno di lui. Da un punto di vista teologico, l'uomo non può diventare più uomo o migliore senza la grazia di Dio. A riguardo potrei citare la Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II, là dove si afferma che solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo, Gaudium et Spes 22. In altre parole, il magistero della Chiesa presenta Cristo come modello di uomo e quindi di umanesimo. Sebbene non siano accostamenti facili ed immediati, alcuni teologi missionari che hanno lavorato in India hanno trovato dei collegamenti tra questo cristocentrismo, soprattutto l'idea di un Cristo cosmico, e il mito del Purusha di cui si legge in Rig Veda 10. Ora, a prescindere dal fatto che queste comparazioni sono soltanto indicative, è indubbio che tra un umanesimo e il dialogo interreligioso ci sia un legame oggettivo, perché più in generale esiste sempre un legame oggettivo tra il concetto di persona e la relazione dialogica. L'annotazione, insomma, l'idea che vorrei mettere in evidenza quindi è piuttosto semplice. Dal momento che un'antropologia del dialogo, in un'antropologia del dialogo, la relazione con l'alterità diventa costitutiva dell'io e della persona, allora questo processo dovrebbe valere anche
nell'orizzonte più ampio delle relazioni tra le religioni. L'altra fede, la fede dell'altro, possono essere fondamentali per il costituirsi del proprio credo, della propria autoidentità o quantomeno del suo perfezionarsi, del suo completamento migliorativo. In sintesi, se l'essere è interpersonale, coesse, allora questo vale o dovrebbe valere anche per l'essere delle religioni. Le fedi, in altre parole, dovrebbero svincolarsi dall'autoreferenzialità e rendersi maggiormente interreligiose, nel senso che la cultura, la metafisica, la spiritualità, i miti, i riti dell'altro interrogano sempre la propria fede e la propria teologia, le quali, attraverso questo confronto, crescono e si completano. Almeno in una misura parziale, la cultura religiosa dell'altro può sempre essere introiettata o quantomeno utilizzata per una migliore comprensione della propria autoidentità. Per conoscersi realmente, infatti, è importante questo, perché questa dinamica è fondamentale per il costituirsi delle individualità personali. Occorre quella che Peyrison, un filosofo italiano, definiva esercizi di alterità. È dunque opportuno associare il dialogo interreligioso, inteso come confronto arricchente e riconoscente con l'alterità, che apprezza l'alterità, al nuovo umanesimo. Uno dei compiti primari che tutte le religioni si devono assumere, infatti, è quello di dare il loro contributo affinché l'uomo si faccia più uomo, si faccia più persona e renda così il mondo più umano. Le varie fedi, cioè, devono esaltare l'umanità dell'uomo, ossia la sua relazionalità, la sua solidarietà e l'importanza del riconoscersi in valori comuni ed universali. Sono queste le ragioni per le quali l'autentico insegnamento delle religioni aiuta sempre l'uomo a diventare persona, ovvero sia a riconoscersi in una comune umanità. Riassumendo, se la dinamica io-tu vale per l'identità personale, allora questa medesima dinamica dovrebbe valere anche per l'identità delle religioni. Questo non significa però che le singole tradizioni religiose siano limitate o manchevoli. Semplicemente essa implica il riconoscimento che l'incontro con un'altra cultura è sempre un'occasione di crescita ed una forma di arricchimento. La tradizione cristiana non può non riconoscersi in questa dinamica che accompagna da sempre la sua storia teologica. Essa inoltre si fonda sul personalismo e i valori cristici che nutrono la Chiesa si mettono al servizio della persona e del nuovo umanesimo. A ben vedere, anzi, la tradizione cristiana a questa dinamica aggiunge una categoria ulteriore, quella di prossimo. Chi si impegna nel dialogo dovrebbe impegnarsi a far diventare non solo le persone, ma anche le religioni, mio prossimo. Nel nostro tempo, questo impegno comune verso l'epifania di un nuovo umanesimo da raggiungere attraverso il dialogo interreligioso è tanto più importante
nella misura in cui a volte sembra che l'inimicizia sia la modalità di relazione dominante. Pregiudizio che si palesa anche in campo interreligioso, quando prevale l'intolleranza ed il fondamentalismo. L'avvento di un nuovo umanesimo a cui le religioni possono e devono dare un contributo dialogando tra loro è dunque un traguardo possibile ed auspicabile. Infatti, sebbene i dogmi e le dottrine delle religioni possano differire anche in modo sensibile, l'incontro è sempre possibile nella universalità comune della nostra comune umanità. Grazie.